Ciao ragazzi, eccomi qua per fare un video per aggiornarvi. Allora, non sto comprando niente perché non ho trovato niente di giochi che mi possano piacere per PC per ora, perché ne ho tanti e devo ancora giocare dei bei titoloni che ho, devo solo avere la pazienza di giocarci. Solo che questo caldo qui, ragazzi, non ci voglio neanche di giocare, stare davanti al computer, cioè una palla. Allora vado in giro con i cani, con i bambini, andiamo a mangiare il gelato, per questo non sto facendo video acquisti, questo video qui lo faccio per aggiornarvi la situazione, perché non sto facendo video acquisti, perché non c'è niente. Poi finché non vendrò sta Wii U, sta PlayStation 3 con The Last of Us, non lo prendo. Poi ho sentito che forse uscirà un nuovo modello della PlayStation 3 Slim, più piccola, vediamo, speriamo. Si sa mai, magari è più bellina, costerà meno quell'altra. Più scende meglio è, anche perché adesso vediamo un po'. Mi state facendo vedere con tutti i video dei miei iscritti che ho, di quelli che sono iscritti mi fanno vedere i video della Xbox One, della PlayStation 4. Mi state un po' facendo traballare, anche se a me piace più il PC, perché il PC è potente, legge qualsiasi cosa, no? Lo puoi sempre migliorare, la console è quella, resta quella per tot anni, è quella. È belle, le grafiche belle, Xbox One, poi se Xbox One è ritardato, usato, non ha più la connessione ogni 24 ore, tutte queste cose qua, è ritardato perché la Sony, se no, ciao alla Microsoft, ne avrebbe vendute molte di più. Io non sono per uno, non sono per l'altra, sono per chi fa giochi belli, offre a noi videogiocatori qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa che ci intrattiene, che ci fa divertire e tutto quanto. Questo deve fare una console, deve avere tutto, ma anche soprattutto per videogiocare, saperci divertire, saperti intrattenere nel modo giusto. Perciò Xbox One e PlayStation 4 spero che ne venderanno tante o al pari, perché qualcuno ci dà. Io ho il mio PC e sono fedele al mio PC, mi sono scaricato di nuovo l'acquisto che ho fatto, mi sono preso Dead Island, era in offerta su Steam a 4 euro qualcosa, mi sono preso la lì la aspettate, la Dead Island, ho preso la, vediamo un attimo che non mi ricordo, visualizza dettagli giochi, ne ho 6 milioni, male che ho 3 terabyte di hard disk all'interno, perciò ho preso Infestanson Survivor Stories, una cazzata, ho comprato, e poi ho preso Dead, aspettate, dove me l'ha messo, perché devo andare anche a cercarlo. Dead Island era la versione normale, la Gothic Edition, boh, non so, qualcosa del genere. Comunque niente, questo, ragazzi, non è che sono sparito dal canale, è che non facendo più video acquisti non ho niente da mostrarvi. A parte quello che ho detto, che ho scaricato da Steam per le offerte, non sto giocando a niente. Sì, sto giocando, sì, bugiardo, è vero. Sto giocando a Animal Crossing, però adesso finalmente, dopo qualche giorno, ho trovato, sono in un'altra isola. Sto facendo delle gare per vincere delle cose, per poi comprare altre cose. Ci vuole pazienza a giocare, è un bel gioco, ci vuole pazienza. Un'altra cosa, sono riuscito a vendere, vedete alle mie spalle che non c'è più la Morte Nera, l'ho venduta perché, ragazzi, non ho più spazio, non ho più venduto la Morte Nera, andiamo a prenderla oggi un ragazzo, via. E ho venduto giochi della Wii U, me ne sono rimasti tre, e la Wii U. Provo di venderli così almeno i soldi poi per prendermi sta benedetta PlayStation 3 con The Last of Us in confezione, 299 500 giga, o la nuova, se è vero questo modello nuovo di una PlayStation 3 Slim, Ultra Slim, più piccola, più ci penserò, dicono che costerà qualcosina in meno, meglio ancora. E poi della nuova generazione, allora, per ora non penso che prenderò niente al lancio, poco ma sicuro, perché usciranno pochi giochi, di quei pochi giochi me ne interessa magari uno da una parte, due dall'altra, o due due, aspetterò che usciranno giochi e poi
Dicono che adesso forse la Microsoft vorrà abbassare anche di 100 euro, boh, vediamo, per fare proprio concorrenza alla Sony. Io ve l'ho detto, un patteggio per nessuno di noi, io patteggio solo per il computer, il PC, che lo trovo il mezzo più innovativo, più che si può sempre, ragazzi, sempre espandere, sempre migliorare. Le console nascono così, una bella grafica e quella per tot anni. Il PC è sempre, lo puoi migliorare, diventa sempre più un mostro per giocarci. Io non ho problemi con lo scheda che ho montato, con tutte le cose che ho fatto fare per leggere un Battlefield 4 e altri giochi, perciò non vedo qual è il problema. Mi vedrete, sì, adesso ho preso Splinter Cell, quello nuovo, con una statuetta per PC, mi vedrete unboxare quello, ma è ad agosto. A luglio forse prenderò due giochi per il 3DS, vediamo. Altro adesso non mi viene in mente niente. Le mie giornate, ve l'ho detto, sono in giro con i cani, gioco con i bambini, a mangiare il gelato, la sera uscire perché fa più freschino, si sta bene. E acquisti quello che ho fatto su Steam e nient'altro. Sto aspettando un altro bel gioco per PC, sempre di zombie, che ha venduto non so quante copie. E vediamo quando esce, dicono ad agosto, speriamo bene. Niente, io ringrazio i miei nuovi iscritti di cuore. Grazie ragazzi, anche a tutti i miei iscritti, i miei nuovi iscritti, un abbraccio grande, seguitemi sempre, commentate, dite la vostra, io sono aperto a tutti i commenti, ognuno la pensa a modo suo, è fatto a modo suo, ci mancherebbe altro. Niente, questo qua era un video così, volevo salutarvi, chi parte adesso a giugno, buone vacanze. Chi resta si diverta lo stesso, io fra poco comincerò ad andare in piscina con i bambini, vediamo un po'. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se comprerò qualcosa ve lo farò, lo unboxerò, lo vedrete subito. E altre novità, niente. Niente. Ci sentiamo presto e saluto tutti quanti, perché siete tutti bravi. Farò un live settimana prossima con un ragazzo, un mio iscritto, io sono iscritto al suo, un bravo ragazzo, andate a vedere i suoi video, voi mi direte, ma come si chiama per andare a vedere i suoi video? Avete ragione. Lui si chiama, aspettate che adesso è un bel macello perché ce l'ho su Facebook. Lui si chiama, oddio non lo trovo più, no non si chiama, oddio non lo trovo più, si chiama, che non mi viene più fuori, bene, prima ce l'avevo, vabbè, lo vedete com'è nel live, vi aggiornerò quando farò il live, così conoscete anche questo ragazzo qua, e saluto il mitico Vito Mirei. Enzo Editore, logicamente Jim e tutti gli altri ragazzi che sono bravissimi. Andate a vedervi tra canale e canale, iscrivetevi e niente, ragazzi, commentate, dite la vostra, cosa farete quest'estate, cosa non farete, dove andrete. Io non vado da nessuna parte, a parte piscina, solo i bambini vanno in colonia al mare, si divertono almeno loro, perché io ho due cagnolini, li ho voluti e me li tengo. Andrò in piscina, intanto mi tengono mia madre, mio padre, e almeno potrò andare in piscina qualche giorno ad abbronzarmi, che sennò sono cadaverico. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e vi saluto con un ciao belli, alla prossima!